Questa Quaresima è per noi il tempo di riscoprire che preghiera non è solo messa, ma che proprio perché la celebrazione eucaristica sia feconda, è necessario nutrirsi della lettura e della meditazione della Sacra Scrittura. Il coronavirus e la pandemia mondiale non ha lasciato fuori nemmeno chiese e parrocchie, soprattutto in questo periodo pasquale particolarmente sentito con l'incontro con Cristo e il suo percorso dalla morte fino alla resurrezione, non verranno portate le sacre immagini in processione. I luoghi di preghiera restano chiusi, ma Radio 00 continuerà però a mostrarvi le messe a porte chiuse dalla Cattedrale di Bitonto. Lo faremo a partire da domenica 5 aprile con la Messa delle Palme alle 10 e poi ancora giovedì santo 9 aprile dalle 18:30, venerdì santo 10 aprile dalle ore 16:30, sabato santo 11 aprile alle 21:30 e domenica di Pasqua 12 aprile alle 10:30. Questa Quaresima proietta una luce inedita anche sui 40 giorni e le 40 notti trascorsi da Gesù nel deserto. E può insegnarci ad attraversare il difficile deserto di questi giorni, perché con Gesù capofila sappiamo superare ogni tentazione di scoraggiamento e camminare verso la luce pasquale. Anche il Vescovo, infine, raccomanda di restare a casa. Raccomando di rispettare pienamente le disposizioni governative. Ognuno scopra rivoli di carità sempre nuovi. È atto di carità essere obbedienti alle disposizioni, rimanendo a casa. È un atto di carità verso i più deboli e i più esposti.